Dunque, rispondere a questa domanda, qual è il pezzo più difficile da progettare, è complicato. Diciamo che io non parto per cercare una forma, io parto per cercare un'emozione e un concetto. Un concetto vuol dire trovare il modo di costruire un prodotto nuovo o trovare un modo per utilizzare un nuovo prodotto. Per cui mi interessa di più la fase concettuale. Poi la fase di realizzazione è una fase di buon gusto, una fase di cultura che attingo, diciamo, dal mondo dell'arte, dal mondo della letteratura, dal mondo della poesia e anche dal mondo della moda, dal mondo della moda per quanto riguardano i dettagli. Però ripeto, per me l'importante è il concetto in un prodotto, cioè non tanto la forma ma il concetto, per un nuovo tipo di costruzione e per un nuovo tipo di messaggio di utilizzo. Questi due tipi di progetti partivano con due differenze motivazioni. La poltrona, quella appunto alta, l'overdrive, partiva dal concetto di avere qualcosa di molto rappresentativo, molto che si dovesse fare vedere molto, e pur rimanendo in un contesto appunto costruito con una certa pulizia formale. L'altra poltroncina invece si voleva fare una poltroncina da tavolo, una poltroncina dove ci fosse una certa comodità e una certa plasticità di forma, un certo involucro. Pensiamo di esserci riusciti, la mira era quella e dopo diversi interventi, finiture particolari, progetti, rifacimenti degli stessi progetti, siamo riusciti a creare dei prodotti che hanno una forte componente stilistica, oltre che una forte componente anche di costruzione del prodotto. Devo ringraziare tutti i marchi che mi hanno permesso di creare e disegnare qualcosa per loro. È un ringraziamento dovuto perché un progetto, come io sostengo, è un progetto che va sempre fatto in due. Ci deve essere della condivisione, ci deve essere del feeling, ci deve essere anche un progetto aziendale, un progetto che possa andare a buon fine con lo scopo di arredare in un modo migliore e anche cercando di creare dei pezzi che sul mercato piacciono anche al pubblico. Io non c'è un'azienda che mi ha dato più soddisfazioni dell'altra, direi che le aziende per me sono fatte da uomini, gli uomini con i quali io collaboro sono delle persone magnifiche che mi hanno insegnato tantissimo, li rispetto, li ammiro e mi auguro di poter continuare con loro questo bellissimo trascorso che abbiamo fino ad oggi portato avanti. Che io ho disegnato, i miei preferiti sono quelli che forse delle volte mi pongo la domanda se io per primo me li metterei in casa, ma siccome che cambio idea ogni giorno e mi piace provarli, constatarli, diciamo che il mobile che io preferisco è ancora quello che ho nell'anima di fare. Sono ancora alla ricerca di un mobile che mi soddisfi e che mi soddisfi a lungo termine. Sì, a tuttora noi stiamo lavorando su parecchie idee, parecchi progetti. Stiamo lavorando anche nel mondo della moda, come stiamo lavorando nel mondo dell'edilizia e del contract. Progetti ancora definiti, ben precisi, non posso dirli e non li abbiamo ancora concepiti, però tutto il mio staff, tutto lo studio Viganò con me sta collaborando su progetti che ritengo molto importanti e molto innovativi. Sono sicuro che raggiungeremo come sempre un buon risultato, me lo auguro, lo spero.